Ciao. Aspetta, non dovrei essere qui. Ammetto che voi ragazze avevate vinto. È giusto che noi ci ritiriamo. Non penserai che ci caschi. Non mi credi? Prendi la mia palla. Lo sai che valgono anche i trucchi? Vincitore! Valgono anche i trucchi! Valgono anche i trucchi! Valgono anche i trucchi! Vedremo chi finirà per primo questo piatto di cioccolatini ripieni di... scarafaggi. Oh, nessuno aveva parlato di scarafaggi! Quando li mastichi fanno uno strano rumore! La consistenza sembra formaggio rancido fritto. La gara è cominciata. Sparisca, Bradford! Ok, Hank. Oh, ce la puoi fare. Oh no, non posso! Finito! Ha vinto! Oh, ora va meglio. Ehi, ho qualcosa tra i denti? Come l'ho detto? Come l'ho detto? Dovevamo solo andare tutti insieme in vacanza e non distruggere la nostra famiglia. Non so perché, ma questa competizione è diventata più importante della vacanza. Non voglio partire senza il mio ciccio Hank. Lo sai cosa penso? Che non dovevo dirti che chiamo tuo padre ciccio Hank. Sì, ma anche che... dovremmo far vincere i ragazzi domani, così poi potremmo andare tranquillamente in vacanza tutti insieme come pensavamo. Sì, hai ragione. Non mi importa di andare su una spiaggia o in un castello. Basta solo che teniamo unita la famiglia. Voglio partire col mio caro ciccio buffo, tenero, tandero, orsacchiottone. Tu vuoi che la smetta, non è vero? Ti prego. Ok. E piano, ragazze, stiamo acquistando vantaggio. Se ne intrappola! Com'è successo, papà? È colpa di questa rete! Mi ha attaccato! Non sarà così facile farli vincere. Comunque dobbiamo fingere di impegnarci. Vieni qui, Nora. Ti buttiamo di là. Arrivo. Finalmente un passaggio facile. Forza. È il momento di sacrificarci. Forza! No! Così imparate a rovinarmi il weekend con le vostre sto... Addio, ragazze! Andiamo! Oh, sì, via! Andiamo, ormai ci siete quasi! Ok, ragazzi, è giunto il momento di fallire. Oh no, siamo bloccati! Come accidenti avete fatto? Ora non potremo più vincere! Che fate? Siamo intrappolati? Allora vincerete voi! Ma dovevate vincere voi! Dovevamo? Phoebe intende che voi vincerete perché noi siamo... cadute! State cercando di farci vincere! Ma dovevano vincere loro, no? Ma volevate farci vincere! È un'idea loro, io volevo andare in vacanza al mare! Avremmo dovuto affrontare la gara tutti insieme perché siamo una famiglia! Lo pensiamo anche noi, ci dispiace! Anche a noi, e in ogni caso non sarei mai andato in vacanza senza la mia Barbaruccia! Coraggio, Thunderman! Un bel abbraccio! Ok, vinceremo la gara come famiglia. Spiaggia o castelli non importa, basta che ci andiamo insieme. Giusto. Sono d'accordo. Ok, fantastico, ci vogliamo bene, ma ci stanno raggiungendo. Sento già il vento che spazza il ponte della nave per la Lavia. Corriamo! Non c'è tempo! Vola, ragazzo! Ecco il nostro vincitore! Vieni, tu non sei fatta per stupidi film. Questo
queste le mangi, no, certo, come no? Abbiamo tutto ciò che ci serve per vedere 3D Teen Romance. Tranne il televisore 3D. Come è fatto a sparire? La mia sfortuna ha colpito ancora. È meglio che torni a casa prima che arrivi l'elicottero, ciao. Non è colpa tua, la TV l'ha presa Max. Vado a riprenderla. No! 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 Ma cos'è successo? Oh, è semplice! Hanno scoperto che non sei abbonato! Oh, è una tremenda ingiustizia! Oh, niente ricezione! Allora la TV non ti serve! Phoebe, dimmi cosa hai fatto alla mia parabola! Moi? È francese, vuol dire la TV è mia! Tu sei... Che significa... Na 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 na! Andiamo, Max, non farmi questo! Tutte le mie amiche mi stanno aspettando di sopra! Oh, tutte le tue amiche ti aspettano. Beh, questo non cambia nulla. Allora nessuno guarderà niente? Oh, io guarderò te che esci da camera mia facendo così con i gomiti. Non lo farò e non ti lascerò rovinare il mio party. Tu sei leggera se rigida stai. 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 Il potere della nostra amicizia mi sta sollevando! Scusa l'interruzione, Phoebe, ma tuo padre ha bisogno... Cosa succede qui? Usavamo il potere dell'amicizia per far levitare Sara. Usavi il potere dell'amicizia, eh? Io non sono certo un bravo genitore come te, ma se lo fossi, penserei di metterle la cavigliera anti-superpoteri. Ah, già, perché no? Non era stata creata per Max. È così, ma ha le caviglie delicate. Ora non puoi usare i superpoteri neanche se vuoi. Mamma, che fai con quella roba? Vedi, papà ha bisogno di energie perché deve rompere un giocattolo e... queste sono per me. Vado a godermi lo show. Ok, ho un'idea. Ridammi la mia antenna satellitare e io renderò inoffensiva la cavigliera. Io non userò i superpoteri per un pezzo. Phoebe, tutte le ragazze hanno deciso di restare qua! Ti aspettiamo per un'altra levitazione! Rivoglio i miei superpoteri! E io la mia antenna satellitare. È nella lavastoviglie. Ehi, Max! La cavigliera perde colpi e Cherry vola fuori controllo. E allora cosa può succederle? Può finire in un altro spazio e la cavigliera può mandarmi a fuoco il pigiama. A me va bene che succedano entrambe le cose. Forms è pronto a scagliare un pianoforte sull'avversario! Ascolta, ho organizzato il mio primo pigiama party per parlare di ragazzi, per guardare un film e piangere, non per far volare via la mia migliore amica. Come ti sentiresti se il Dottor Colosso volasse via? Dottor Colosso non è il mio migliore amico. Gli hai comprato una tutina e lui se l'è messa. Ammettilo, noi due siamo grandi amici. E va bene, ti aiuterò. Wow, adesso ha preso una lavatrice. Accidenti. Cerchiamo di sbrigarci. Ok, eccoci qua. Ciao, Max. La tireremo giù se ci teniamo la mano. Non funziona così. Su, diamoci una mossa. Ora ripetete con me: Cherry torna giù, noi ti aspettiamo. 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 Guardate, sta tornando giù! Un bacio per festeggiare! Anche stavolta funziona così! Grande! Max! Grazie, ho apprezzato il tuo gesto. A volte non andiamo d'accordo. Vuoi dirmi questo adesso? Già, bell'incontro! Hai una macchia di gelato sul vestito. Oh, sì. Sparita. Qui le ragazze non portano dei vestitini sporchi di cibo. Piantala o avrai l'impronta della mia suola sul tuo fondoschiena. Parlando delle tue scarpe, neanch'esse sono degne di entrare in questa scuola. Credono che non sia all'altezza della loro stupida scuola. Dimostrerò a quelle ragazzine presuntuose che Nora Thunderman è... Nora Thunderman? Decano Bartlett! Sono onorata di fare la sua conoscenza.
Coraggio, Nora. Adesso parlami un po' di te. Da dove comincio? Adoro la poesia, la buona conversazione e andare al balletto con i miei adorati genitori. Vero, miei diletti? Credo che parli di noi. Oh, certo, è vero. Amo così tanto la danza. Proprio ieri dicevo alla mia amica, alla principessa Kate, Bubbles, la chiamo Bubbles, dobbiamo andare a teatro molto più spesso. Oh, io mi sto dilungando, pardonnez-moi. Tu parli francese? Oui, oui. Oh, i francesi sono così eleganti. Quel loro savoir-faire. E poi quelle loro meravigliose salse. Mua! Oh, ma che cosa gli hai fatto? Miei cari signori Thunderman, sono sorpresa. Sapevo che Nora era una bambina dotata. Ma non mi aspettavo tanta cultura e raffinatezza. La nostra Nora è piena di sorprese. Cara Nora, comincerai lunedì mattina. Nel frattempo voglio che tu scelga uno sport per il doposcuola, un'attività ricreativa pomeridiana e puoi anche iscriverti ai corsi intensivi serali. Cosa? Ma quando giocherò con Billy? Io non so chi sia Billy, ma qui potrai trovare tante amiche come Celestina, Gloriana e Sofia. Hai sentito, Nora? Avrai un'amica di nome Sofia. Mamma, papà, io non voglio restare qui. Cosa? Perché no? Perché non potrei più giocare con Billy. È il mio migliore amico. Perché hai fatto di tutto per essere ammessa? Non lo so, volevo provare a quelle due ragazzine che si sbagliavano su di me. Se no le avrei colpite col laser. Scelta giusta, figliola. È stata anche colpa nostra, tesoro. Forse io e tuo padre abbiamo pensato più a ciò che desideravamo noi che a quello che desideravi tu. Io desideravo un gelato. Posso restare nella vecchia scuola? Ma certo. Oh, io sono alta, mi sento altissima. Odore di salame, dov'è il salame? Proviamo con i croccantini. Croccantini, croccantini, croccantini. Doggin, seduta. Ok, seduta, guarda, sono seduta. Buoni, sono buonissimi, scusate. Doggin, stringi la mano. Sì, ok, ci provo. Wow, che dita belle. Dammele. Perfetto, grazie. Ok, devi dire, mi chiamo Barb, puoi ridarmi il mio tablet, per favore? Non lo farà mai. Mi chiamo Barb, puoi ridarmi il mio tablet, per favore? Mi chiamo Barb, puoi ridarmi il mio tablet? Sinceramente mi è dispiaciuto prenderlo, ma avevo detto a Nora e Billy di metterlo via e quindi non mi è rimasta altra scelta. Phoebe è sciocca. È vero, mamma. Phoebe è sciocca. Avrei dovuto offrirle qualcosa da mangiare e arrivo. No, non importa, ho fretta, devo proprio andare. Ah, ecco qui il suo tablet, signora Thunderman. Oh! Ci dispiace tanto che debba andare. Rimanga, la mamma sa un sacco di giochi. Arrivederci. La furbissima Phoebe se l'è cavata. Allarme, allarme. Trasmissione in arrivo dal cugino Blobby. Lo spettacolo continua. Oh, no, presto, nascondi Doggin. Doggin, guarda che cosa. Vieni con me, vieni da brava, vieni. Salve ragazzi, come sta la mia cagnolina? Come una vera signora. Vedo che state facendo merenda. Ricordate, la carne la rende molto famelica. Hai detto la carne? Qui non c'è scritto. Certo che c'è, gira il foglio. Questo mattone masticato è quello che resta del grill e karaoke bar Blobbin. E anche un promemoria. Mai, mai dare a Doggin carne. Sono felice che vada tutto bene. Ciao! Calmi, niente panico. Dobbiamo portarle via il pollo. Billy, super velocità, prendiglielo. Mm-hmm. Un
un'altra pessima idea della furbissima Phoebe. Pollo finito. Voglio altra carne! Burger! Nella pubblicità non c'era. Ti piacciono questi burger al bacon? Io amo la carne! Non dovete preoccuparvi, adesso a lei penserà la polizia, tranquilli. Ora potete tornare a mangiare. Pronto, polizia! Oh no, Blobby sta tornando e scoprirà che il suo cane è stato arrestato. Non preoccupatevi, la furbissima Phoebe sistemerà tutto. Smettila, non serve la furbissima Phoebe, serve mamma Junior. A voi non piaceva mamma Junior? Non l'abbiamo mai detto. Io l'ho sempre detto. Almeno mamma Junior si prendeva cura di noi. Oh. Mi dica, agente Bautista, se deve arrestare una persona, come si comporta? Beh, gli prendo i polsi e lo ammanetto. No, no, no. Risponde Bautista, il cucchiaio ce l'ha lui. Scusi, mi presta un momento il cucchiaio? Sì, certo. Grazie. Siete degli incompetenti, ma che fate? Quella fuori di testa sta distruggendo il mio ufficio. O andate voi o vado io. Ma che succede? La porta non si apre! È chiusa a chiave! Oh. Ma perché sei sempre in mezzo ai piedi? Trovata! Trovato cosa? La cucina, che è dove stiamo per andare, così ti preparo la merenda. Chloe non lascerà mai quella copertina finché la mamma continuerà a trovargliela. Ma papà sa esattamente cosa fare. Lasciare che sia la mamma a occuparsene? Già, intanto nascondiamo la coperta. Quindi le diciamo che è sparita. Sarà sconvolta, ma se ne farà una ragione. E poi ci occuperemo di Chloe Kardashian. Certo. Chloe! Tesoro, vieni a sederti, c'è una notizia non tanto buona. La tua copertina è sparita. Cosa? La tua copertina è sparita, devi rassegnarti. Calma, calmati, Billy. Tesoro, so che ti rattrista, ma resterà sempre nel tuo cuore. Non era nell'armadio. Billy vuole dire che la troverai sempre nell'armadio del tuo cuoricino. Ma adesso è ora di andare. Mi manca la mia copertina. Sembra ancora molto triste. Devo urlare di nuovo? No. E questo fa parte del processo. Sarà tutto superato in 20 minuti. Mi manca la mia copertina! Ridiamogliela subito. È sparito! Che cosa? Oh, è il mio malumore ora che sei tornata, tesoro. Mi manca la mia copertina! Oh no, è successo di nuovo! Sì, perché noi... Noi non sappiamo dov'è! E perché tu non vai a cercarla di sopra? Una coperta non sparisce da sola, qualcuno l'avrà presa! Per me è stato Colosso, se ne sta sempre lì sopra accucciato a coccolarsela. Sei così morbida, ti ho aspettata per tutta la vita. Colosso, togli immediatamente le tue zampe dalla copertina di Chloe. Oh, è di Chloe? Ah, questo non cambia nulla! So che è da un giorno che abbiamo perso la tua copertina, ma per favore smettila di teletrasportare cose in giro. Non è sotto il tavolo! Oh. La nuova copertina è identica all'altra, vedrai che non si accorgerà della differenza. Chloe, l'abbiamo trovata! Copertina! Oh, grazie al cielo, ma dov'era? Ah, non importa, ciò che conta è che Chloe sia felice. Credete di imbrogliarmi? Noi speravamo di sì. Questa copertina è un falso!
pazzo! No, non è vero! Già, è uguale a quella che abbiamo fatto sparire! Cosa? Cosa? Scappo! Che cosa hai da dire? Sei bellissima oggi! Sulla copertina! Ok, io so dov'è, ma tu non ci crederai mai! Ce l'ha Colosso? È così! Ciao ragazzi, giusto in tempo per il mio coccole party! Coccole, 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 coccole! Colosso, restituisci subito la copertina o dovrò riprenderla da sola? Barb, ci ho già provato. Se non riesco io ad aprire quella gabbia, non ci riesce nessuno. Ma non vale, hai usato i tuoi poteri. Ecco, Chloe. Copertina! Ah, sì, sei tu! Mi manca la mia copertina! Calmati, signor coniglio! Mai! Mi manca la mia copertina! Wow, urlavo anch'io in questo modo? Sì, quando non teletrasportavi tutto quanto a... Dove, scusa? Abu Dhabi! La copertina mi rende un mostro! Ecco, puoi tenerla! Copertina! Mi mancava la tua morbidezza! Chloe, siamo così orgogliosi di te. Oh, siamo anche orgogliosi di noi stessi! Non sarebbe successo se Billy e io non avessimo rubato la copertina! Dacci un taglio, certo. Oh, per mille laser! L'airware pop-up è in arrivo a Hiddenville! L'airware che cosa? Un negozio temporaneo che vende cappelli, bandane e fiocchi. Un sacco di fiocchi. Oh, allora devo comprarmi una nuova visiera. Protegge dal sole e lascia la testa freschissima. Già, le tue ultime visiere sono misteriosamente scomparse. Nora, mi aiuterai a comprare il mio primo fiocco? Oh, aspettavo da una vita che me lo chiedessi. Yeah, il mio fioc mitzvah! Ok, al nostro castello manca un po' di ketchup. Vado a prenderlo. Stacy, guarda, ha un modo perfetto di spillare il ketchup. E ha un fiocco delizioso. Yes! Non so se ve ne siete accorte, ma vi sento. Sta facendo del sarcasmo. L'adoro. Sono Stacy, lei è Aether. Sono Nora e vi conosco già. Voi create splendidi fiocchi e fermacapelli. Siete grandi. Un momento, lampadina, bagliore. Vogliamo andare all'Airware Pop-Up domani? Volete che ci andiamo insieme? Fermacapelli, cappello, fiocco. È il trio perfetto. Sarebbe fantastico. Aspettate, vuol dire che faremo squadra? Yes! Ora che mi ricordo, ho promesso a mia sorella che ci sarei andata con lei. Ma forse potrei portarla con noi. Piano, pausa, ferma, stop. Vorresti portare la tua sorellina? Sì. Disapproviamo. Sai, andare in giro con le amiche è divertente. Con la sorellina e fare la babysitter gratis, Nora. È inutile, forse non vuol far parte del super fashion trio. No, lo voglio e come. Uscirò con mia sorella un'altra volta. Pagata, ovviamente. E quindi è un sì? No. È un yes! Yes! Ho una brutta notizia. Non posso venire, purtroppo. Temo di avere i pidocchi. I pidocchi? Oh! Voglio dire, come ti senti? Penso di averli presi a scuola da una ragazza che è stata in quel negozio. Perciò vi consiglio di tenervi alla larga sia dal negozio che da me. Ma dovevamo comprare il fiocco. Un'altra volta, Chloe. Spunterà sicuramente un nuovo pop-up store. Per questo li chiamano pop-up. Ok, ci vediamo tra qualche ora. Qualsiasi attività decidiate di fare fuori da quel negozio. Ciao, Nora. Ah, sa che le vuoi bene, andiamo. A presto. Non troppo presto. Meglio blu o meglio arancione? Entrambi. Yes! Oh, Nora, non ce la spassavamo così tanto con una nuova amica tipo da sempre. Contenta di non aver portato la sorellina? Oh, oh. Guarda, mamma, laggiù ci sono dei fiocchi. Nora, questo è un cappello adorabile o un cappello orrendo? Ehi, dove è andata? Non lo so, ma questo cappello fa tanto stagione scorsa.
Lo sai, tesoro, sei davvero gentile a rischiare di prenderti i pidocchi per comprare un fiocco a Nora. Se vedo qualcuno che si gratta la testa, torniamo a casa. Tranquilla, Barb, sembra tutto a posto, quindi vado a cercare una visiera. Stasera a farmi da barriera avrò una super visiera. Odio le sue visiere, ma amo le sue... Non sono abbastanza speciali per Nora. Ma che cosa intendi dire? Ci vuole un fiocco molto speciale per la miglior sorella del mondo, baby. Ok, allora continuiamo a cercare finché non troveremo il fiocco perfetto per Nora. Oh, eccoti! Ti abbiamo preso un fiocco. Fa risaltare i nostri occhi, così vicino a te splenderemo come stelle. Mitica, siete super. Ho un'idea. Andiamocene a fare acquisti in un altro negozio. Perché c'è la tua famiglia? Ignora quei sempliciotti. Quei sempliciotti? Ma sì, la tua sorellina dice cose tipo: la mia è la migliore sorella del mondo, baby. Non parla in questo modo. Beh, un po' sì, a dire il vero. Ma poteva andare a divertirsi e invece ha scelto di venire qui per me. Beh, vuoi stare con noi ragazzi o con la tua sorellina? Voi ragazze... Yes! Siete fastidiose e il vostro yes è davvero insopportabile. Si dice yes con la E. Ehi, c'è Nora! Aspetta, hai eliminato i pidocchi? Sì. Me ne sono sbarazzata per stare con Chloe. Oh. Oh. Vai con il fioc mitzvah! Ma che hai combinato? Ho tagliato i capelli. Oh no! Se mamma e papà la vedono, siamo in un bel guaio. So io come rimediare. Il nastro non ha funzionato e la colla nemmeno. Adesso come le rimettiamo questi sulla testa? Perché non usiamo la sparapunti? Dammela! Mamma e papà ci strozzeranno. Abbiamo trasformato una bella bambina in una strega con i capelli mozzati. Ecco che cosa succede a lasciare le forbici in giro. A proposito, non le abbiamo ancora messe via. Come? È meglio che le troviamo prima di Chloe. Ho tagliato anche l'altro codino! Va tutto bene, ragazzi? Arrivano, facciamo il toast. Qualcuno ha urlato, che succede? Niente, stiamo solo coccolando la sorellina. Siamo ok, amico. Due sforbiciate. Cosa? Ok, come due sforbiciate, fratelli. È così che parliamo noi giovani. Oh, sì, lo sappiamo, siamo moderni. Ok, come due belle sforbiciate, amico. Ora sono una bella bambina. Puoi dirlo. E ne ho fatto uno uguale per Colosso. So che me l'avrebbe chiesto. Ma Chloe che cosa ha in testa? È un cappello che le abbiamo fatto con amore e che non vuole più togliere. Lascialo tenere, per favore. Barb, ricordi che volevamo il calendario tutti i mesi dell'anno con la tenera Chloe? Oh, guardala, è un maggio perfetto in questo momento. Riuscite a fare un cappello per ogni mese? Non se ne parla, sono almeno una settantina. Possiamo arrangiarci anche da soli, Barb. Ok, tu prendi la carta e io prendo Chloe e le forbici. Sì, le forbici! Sono pronta per un bel primo piano. Abbiamo quasi finito i cappelli. Questa è la fine, questa è la fine, questa è la fine! Senti, in un modo o nell'altro siamo nei guai, ma forse se confessiamo limitiamo un po' i danni. Se confessiamo, siamo finiti, siamo finiti, siamo finiti! Allora, dove sono le forbici? Le abbiamo usate prima per gennaio. Oh, guarda, le ha Chloe. Le ha Chloe! Ah! Oh! Che cosa le abbiamo fatto? Mamma, papà, abbiamo una confessione. No, ragazzi, non è il momento. Chloe si è tagliata i capelli perché abbiamo lasciato le forbici in giro. Voi che cosa? Volevo dire... Voi che cosa? Non colpevolizzatevi. Poteva capitare a chiunque e vi assicuro che tutti in questa stanza potevano commettere lo stesso errore. Hank, prendi Chloe, la portiamo subito dal parrucchiere. Sì, altre sforbiciate! How we do? Coraggio, in sella, cowgirls! Entriamo nello spirito MacBooger grazie a una maschera di bellezza al fieno, un po' di musica country e... La visione di Best Chef Forever? Il gioco attacca la coda all'alpaca! Cos'è un'alpaca? Oh, è
un cane peloso che sputa. Già, la famiglia della mamma li allevava. Non per vantarmi, ma noi eravamo in assoluto i più rispettati allevatori di alpaca di tutto lo stato. Ah, sì? E c'erano molti allevamenti nello stato? No, solo noi. Ok, è andata. Piano B, tu la distrai e io vado a guardare Best Chef Forever sul computer di Max. Cosa? Lo guardi tu e io non lo guardo? Poi te lo racconto. Au! Ok, faremo i tour. Allora, ragazze, chi è pronta per un bel concerto di musica contadina? Io! Ok. Beh, sapete, quando stavo in campagna, la MacBooger Barnier Band era considerata il miglior gruppo di tutta la regione. Ma c'erano altri gruppi nella regione? No, solo noi. E Phoebe dov'è? È via già da un po'. Spero che torni in fretta, perché ora tocca a me... tocca a me andare in bagno. Ok, Nora, vai subito a chiamare tua sorella. Non vorrei che si perdesse il nostro concertino. Dacci dentro con la campana, Chloe. No, prima devo bere questa robaccia. Ah, sì, sa proprio di stalla. No! Io non ci posso credere. Mamma, possiamo spiegarti? Spiegare cosa? Che avete finto di dover andare in bagno per evitare la mia serata tra ragazze? Oh, te ne sei accorta? Non preoccupatevi. È l'ultima volta che organizzo una serata a MacBooger. Beh, adesso cercate il modo di rimediare. Che sciocche siamo state. Per paura degli spoiler abbiamo rovinato la serata della mamma. Andiamo fuori a scusarci e a darle un abbraccio. Ok, nuovo piano. Vieni a vedere. Te l'ho detto, Chloe, la serata MacBooger è annullata. Ne sei proprio sicura? How we do? Cosa è successo qui? Scusa, mamma, per farci perdonare ti abbiamo organizzato la serata MacBooger dei tuoi sogni. Vieni, su. Oh, quello è un vero alpaca. Ragazze, è inutile che fingiate entusiasmo, so bene che non vi interessa questa roba. Zitta e goditi l'intrattenimento musicale delle Thunder Girls. Non si canta se non è arrivata Bart. Tutti quanti qui lo sanno e lei la star. Vieni a divertirti, dai, scendi dalla maca. Puoi ballare, puoi domare un vero alpaca. Con le ragazze tue, ma che cosa vuoi di più? Per te brilla il cielo blu. È una bella festa che è fatta apposta per te. Mentre intanto tuo marito chi lo sa dov'è? Non ti piace la musica? Ragazze, non sarà un alpaca selvaggio, vero? Non lo sappiamo, ce l'ha procurato Colosso. Certo, quello è un alpaca selvaggio. È la punizione per avermi escluso dalla vostra serata. Era una serata tra ragazze, non per conigli quarantottenni. Hai rivelato la mia età! E allora che sia l'alpacalisse! Devo andare! Anch'io, a dopo! Ragazze, al riparo! Ok, lo so, ci sta distruggendo tutta la casa, però almeno non sputa! Beh, credo che l'abbia fatto. Oh, c'è la mucca leziosa. Possiamo vederla tutti insieme? Ma certo, tesoro, arriviamo. Ciao, bambini, sono la mucca leziosa. A chi piace la musica? Al gruppo Mo! La mucca leziosa è patetica. Sì. Quando Billy e io eravamo piccoli, avevamo un amico animale molto più bello. Il gufo Uti! Era simpatico e aveva le sue regole. Io non ricordo affatto che avesse delle regole. Ehi, Billy, troviamo i suoi vecchi DVD e facciamoli vedere a Chloe. No, in ogni caso non riusciresti a trovarli. Li ho nascosti molto tempo fa. Bello, è un gufo! Non è uguale a tutti gli altri e te lo dimostrerò. Non mi interessa! Non mi interessa! Devi arrangiarti da te!
Scusami, gufo Uti, per favore, potresti aiutarmi a portare la spesa? Devi arrangiarti da te! Divertente! Non mi ricordavo che maltrattasse le vecchiette. A Chloe non interessa! A Chloe non interessa! A Chloe non interessa! È colpa tua! A Chloe non interessa! Non interessa! A Chloe non interessa! Dobbiamo fare qualcosa prima che mamma e papà rientrino! Vorrei ricordarti che è il gufo Uti che la comanda! Non importa! Dobbiamo farci valere! Chloe Thunderman, devi venire qui immediatamente! Ora ne abbiamo abbastanza di questa storia! Non dire più non mi interessa e basta con questo Uti! Avete fatto un errore! Non voglio più vedervi! Chloe, non puoi chiuderci fuori! A Chloe non interessa! A Chloe non interessa! Le avete fatto vedere il gufo! Au, 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 au. Guarda che si chiama Uti! Vi avevamo assolutamente vietato di farglielo! Ehi, il mio super singhiozzo se n'è andato! Wow. Pronto? A Chloe non interessa! Dai, allontanati. Io butto giù la porta. Hank, non ha importanza se siamo fuori o dentro casa. Il problema ora è l'indifferenza di Chloe. Dobbiamo trovare qualcosa che le stia molto a cuore. Mm. Lei adora guardare la mucca lecciosa con noi. Proviamoci. È un'ottima idea, Nora. Oh, ma che bello! C'è la mucca leziosa! Guardiamola tutti insieme come una vera famiglia! Sì. Ah, ti piace la musica? Oh, al gruppo Mu! Non rispondere, mamma. Sappiamo già che cosa vuole dirci. Perciò adesso... Hank, ti è venuto il raffreddore? No, non è possibile, sono Thunderman! Sta per super starnutire! Reggetevi a qualcosa! Tesoro! Hai deciso di uscire! Ero molto preoccupata per la mia famiglia! Oh, come sei carina! Ma papà sta bene! Ero preoccupata per loro! Hai sentito, Billy? Ci vuole di nuovo bene! È fantastico! Congratulazioni, ti abbiamo scelto come Lilsy! È un nome d'arte! Io preferirei Nora la guerriera colpisce ancora! No... Significa che noi ti aiuteremo a portare i tuoi poteri a un livello superiore. Sarebbe davvero fantastico. Se perfezionerò i miei cerchi laser, un giorno potrò proteggere la città. Niente male. Ah, spero che Billy non soffra per essere stato escluso. Beh, lo sapete, è un po' permaloso, ma con un cracker gli passa tutto, guardate. Billy, dobbiamo parlare. Ok, datemi un secondo per finire il lavoro. Qualcosa di buono. Si direbbe proprio di sì. Billy, hai mai provato a farlo con entrambe le braccia? Vuoi dire così? Scegliamo Billy, giusto? Io direi di sì. Nora, dobbiamo dirti una cosa. Guardate il mio nuovo fiocco, Lilsy. Non vedo l'ora di iniziare. In realtà è Max che deve parlarti. Questa me la paghi. Nora, come potrei dirtelo con delicatezza? Non ti vogliamo come Lilsy. Veramente? Oh, che espressione triste. Sì, la vedo, ma dobbiamo essere forti. E adesso anche la lacrima laser. Nora, lasciami finire. Io ho detto che non ti vogliamo...
Perché in realtà abbiamo bisogno di te. Davvero? Davvero? Assolutamente. E il tuo primo compito sarà percorrere tutta Hiddenville e farne una mappa mentale. Perché non usare il navigatore? Oh, perché un cattivone potrebbe rubarmi il telefono. Perché no? Stavo mappando Hiddenville e passando dallo zoo sono caduta nella gabbia delle puzzole. Ah, hai un odore terribile. Meglio della tua cassetta. Tosce! Ehi, ma che succede? Stai andando alla grande. Forse saresti ancora più efficace se lo facessi allargando le dita. Ma perché stanno allenando Billy? Avevano scelto me. Ingenua ragazza puzzolente. Loro hanno scelto Billy al posto tuo. Cosa? Perché mi hanno fatto questo? Hanno detto che Billy ha i poteri giusti per impressionare quelli della Z-Force e che tu sei solo un puntatore laser col fiocco. Hanno detto così? No, ci ho aggiunto io un po' di malignità. Ma il punto è che tu sei fuori. Non credo, gli farò vedere che anch'io ho grandi poteri. Aspetta, non puoi affrontarli senza avere un piano preciso e con quell'odore. Devi giocare bene le tue carte, piccola. E io credo di avere l'idea giusta. Nora, io... posso spiegarti? Phoebe, spiegalo. Avete scelto Billy perché siete impressionati dai suoi poteri, ma anch'io ho dei grandi poteri. Il visore di Colosso, attenta, è instabile. Mai quanto te! Adesso guardate! Spegnilo, Nora! Ci sto provando! State bene, ragazzi? Sì, ma credo mi sia rimasta la pizza sullo stomaco. Mi dispiace tanto, volevo dimostrarvi che potevo essere una Lizzie. Non è il caso che ti scusi, tigre. Perché la chiami tigre? È meglio puzzola. No, tigre! Oh no, per colpa mia tu e Max sarete divorati! Perché dovrebbe divorare solo noi? Ehi, ci aiuteranno i nostri Lizzie? Quale puzzola o nausea? Guardate che siamo qui! Ben detto, nausea! Nora, non puoi usare quel visore, ma forse puoi liberarci lo stesso. Sì, chiudi gli occhi per accumulare energia. Ora sono la vostra Lizzie. Avanti! Ha funzionato! Già! Però la tigre ha ancora fame. Ci penso io! Grandi ragazzi! Gli abbiamo dato noi le indicazioni per salvarci da vita. Nora, non avremmo dovuto prenderti in giro con quel falso addestramento. Vi perdono. Comunque, ora i vostri vestiti hanno un forte odore di puzzola. Mi piace, Max, è il mio preferito. Cosa? Max è il tuo preferito? Anche se ti ha appena rubato la moneta? È divertente e ha dei bei capelli. Anch'io ho dei bei capelli. Avanti, cosa ha lui che io non ho? Un coniglio, una band, uno scivolo. Piano B. C'è una bella storia che è molto meglio di questa. Il titolo è Phoebe Hood. Magari potrebbe anche farti cambiare idea su certe persone. C'era una volta, in una terra lontana lontana, una bellissima fanciulla chiamata la dolce Chloe. La amavano tutti e lei amava tutti, a parte il malvagio sceriffo. Salve! Sono io, lo sceriffo di Maxingham. Lo sceriffo Maxingham è cattivo? Oh, sì. Possiamo dire che non è il preferito di nessuno. E anche i suoi capelli non sono un granché. E tu che mi dici, piccolina? Hai qualcosa di valore da dare al re? Io no. Che ne pensi di quelle pantofole dorate? Dammele, piccola Hobbit. Ma non è giusto. Ehi, questo non lo puoi fare, sceriffo amico. Davvero? E chi può impedirmelo? Posso impedirtelo io. Chi sei? Phoebe Hood. Proteggo i deboli e... quelli che non si fanno mai una doccia. Accidenti. Tu puoi proteggere i poveri e i puzzolenti. Ma chi proteggerà te? Ci sono loro.
Ti presento i miei allegri compagni. Cosa? Scusate, la mia allegra compagnia. Non pensare che sia finita qui, Phoebe Hood. Phoebe Hood! Phoebe Hood! Phoebe Hood! Sei la mia preferita, Phoebe Hood. E dovrebbe essere anche la tua, piccola amica. Così Phoebe Hood e la sua allegra compagnia cominciarono a restituire a ognuno le proprie cose. Ma le pantofole della dolce Chloe non si trovavano da nessuna parte. Dove erano finite le pantofole? Le aveva rubate quel rompiscatole di Max. Per caso ho detto Max? Volevo dire Maxingham. Che buffo, hanno un nome molto simile, vero? Allora, vi divertite? Sei un cattivo sceriffo! Un cattivo cosa? Oh. Che cosa è successo a Max? L'ho abbandonato al Polo Nord. Mi dici perché l'hai fatto? Solo per la storia. Senti, io ti ho raccontato una storia in cui Max sembra cattivo, ma ti assicuro che cambierai idea quando sentirai la fine della storia. Phoebe Hood stava per essere catapultata fuori dal regno per sempre. Addio! Mi mancherete tutti! Anche tu, uomo della pupù! Sai il mio nome? Ti prego, non puoi liberarti di Phoebe Hood! Scusa, ma non posso essere bello e buono contemporaneamente? Sì che puoi! Diamo via libera alla catapulta! Lasciala andare! È quello che ho detto io! Sganciate quell'affare e lasciatela andare! No! Non pensarci nemmeno! Maxingham! Che cosa stai facendo? Difendo la giustizia e le pantofole dei bimbi di tutto il mondo! Se non mi sbaglio, queste dovrebbero appartenere a te. Le mie pantofole dorate! D'ora in avanti voglio rubare per i poveri, non per i ricchi, se mi volete con voi. Tu cosa ne dici, Chloe? Vuoi che Maxingham entri nell'allegra compagnia? Sì! Fine! Quindi Maxingham è buono? Sì! Tu hai pensato che fosse cattivo perché la sua gemella gelosa ha cambiato un po' la storia. Phoebe Hood e Maxingham sono buoni, loro due sono i miei preferiti. D'accordo, allora per favore puoi riportare indietro Max? Sto congelando! Billy! Che cosa ci fai lì dentro? Sto giocando a nascondino con voi! Oh, è vero! Ti ho trovato! Sono passate più di 4 ore! Scusa, ti abbiamo cercato un po', poi ci siamo messe a fare altro e ci siamo scordate. Scordate di me? Ma c'è un lato buono! Hai trovato uno splendido nascondiglio! Grande Billy! Voi due fate sempre così! L'altra volta che abbiamo giocato a nascondino vi siete scordate di me e sono rimasto chiuso nella credenza! Sì, è vero, però ti sei mangiato un sacco di biscotti. Ok, non importa. Posso divertirmi anche senza di voi. Andrò a giocare con il mio nuovo simpatico amico. Oh, e chi è? Chi è? Ah, Luigi. Luigi Marinara. E oggi mi ha anche invitato a casa sua per pranzo. Pizza al salame appollaiati su un albero. Ok, Chloe, direi che sei pronta. Monopattiniamo! Oh. Ah, sempre per conto vostro, eh? Stavamo solo andando a fare un... Shh, scusami, sta chiamando il mio amico. Ciao, Luigi, che pasta? Un modo diverso di chiedere come va? Certo che passo a trovarti. Hasta lasagna! Ehi! Quando potrò incontrare Luigi? Beh, quando vuoi. Ma che sto dicendo? Bene, portalo qui domani. Certo, a che ora? Perché non la smetto? Direi alle 4. Ci saremo. Ma cos'ho nella testa? Non è simpatico quel Billy?
Chi non vorrebbe giocare con Iddu? Sembra che tu lo conosca bene. Lo conosco come me stesso. Mi scusasse, dovrei usare il bagno. Allora, è simpatico Luigi? Direi che va in bagno molto spesso. Un famoso proverbio dice: piccola vescica, grande cuore. Vado a cercarlo. Allora, tu che idea ti sei fatta? Secondo me Billy è Luigi. Credo si sia offeso perché io e te abbiamo giocato tanto insieme senza di lui. Un cookie sistemerà tutto. No, un cookie per Billy. No, per me. Senti, Luigi, tu hai una sorellina. No, io tengo solo il mio amico Billy. Adoro la mia sorellina Chloe e so che gioco molto spesso con lei, però mi piace giocare anche con mio fratello Billy. È il mio migliore amico e lo sarà sempre. Davvero? Questo colpisce l'enorme cuore di Luigi. Devo dirlo a Billy, con permesso, signorina. Perché mi abbracci? Perché ti voglio bene. Un cookie, Billy. Era già morsicato. Grazie. Chi vuole giocare con il laser di Nora? Io! Mi dici perché hai scelto questo nome, Rebel Raptor? Voglio che alcuni particolari della mia leggenda rimangano avvolti nel mistero. Perché c'è così buio qui? Mamma, hai rovinato l'atmosfera tenebrosa! Oh, mi dispiace, tesoro. Con chi stavi parlando? Oh, ciao, Phoebe! Phoebe, non deve sapere nessuno che sono Rebel Raptor. Finirei a lavorare in mensa con una cuffia da cucina. Che ne sarebbe dei miei capelli? Ok, Max, manterrò il segreto. Hai la mia parola di supereroe. Grazie. Ma voglio anche prendere quella. Sapevo che c'era il trucco! Voglio che tu mi dia una foto esclusiva di Rebel Raptor prima che esca il suo nuovo poster. La oscurerai? Come tutte le tue foto. Voglio il nome. Va bene, signor preside, il nome è... Non posso dirlo. Phoebe, come hai potuto dire... Cosa? Ho promesso alla mia fonte che l'avrei protetta e io le promesse le mantengo. Phoebe, confesso che sono impressionato dalla tua integrità. Ah, sì? No. Dimmi il nome di questo Rebel Raptor o lavorerai in mensa fino alla fine di quest'anno. Tuo lavoro. Voglio 500 hot dog entro la fine di oggi. Ma perderò tutte le lezioni. Oh, comunque contando gli hot dog farai un po' di matematica. Però è strano. Perché il preside vorrebbe 500 hot dog? Cosa nasconde? Non so, un secondo stomaco? Credo che stia macchinando qualcosa e se scoprirai di che si tratta... Potrò usarlo contro di lui e liberarmi da questo lavoro! Preside Payne! Io suppongo di sì. Bradford è un wrestler. La sua vita fuori dalla scuola è dentro la scuola. È davvero triste. Già, ma una sua foto in questa situazione sarà il mio lasciapassare per andarmene dalla mensa. Oh, devo togliergli la maschera. Grande, sembra che se la sia incollata. Non riesco a togliergliela. Forse tu no, ma... Lo farò io. Este hombre! Pronto, vecchietto? Perché adesso io ti... Il campione sta arrotolando lo sfidante come un pretzel. Va bene, preside Payne, è il momento della mia vendetta. Sembra che lo sfidante si stia riprendendo. Caspita, che agilità! Non vedevo mosse simili da quando Jack Scoiattolo ha incontrato Macaco Greg. E adesso preparati alla nostra mossa finale. Cosa? Ehi, via di lì! Ehi, non vedo niente! Via di lì! Oh, ora!
ora il preside Payne ha ricominciato a disintegrare l'avversario. Mi spiace, amico, ma tu stai per essere espulso. Ehi, lo sfidante è finito al tappeto. Uno, due. Non è finita. Un altro lottatore misterioso è salito sul ring. Sembra che questi due combattano in coppia. Se avessimo delle regole, questo sarebbe illegale. Grazie, pronta all'attacco. Ok, devo ammettere che combatte niente male. Il nostro campione è sceso dal ring, sta cercando qualcosa. Cosa sta cercando? Cosa sta cercando? La tavola del Ministero della Pubblica Istruzione. Ma tutto questo non ha alcun senso. Mia schiena! Uno, due, tre! È stato il più grande incontro della storia del wrestling scolastico illegale. Chi sono i nostri nuovi campioni? Il mio nome d'arte è Rebel Raptor! Ah, lo sapevo! E il mio è... Addio Grossoneo! Mi tolga dal lavoro in mensa o manderò questa foto al Ministero della Pubblica Istruzione. Ok! Io odio la vostra famiglia! Ero a un passo da rubare quei gioielli! Ah! Ero a un passo da liberare gli elefanti! Ah! Ho quasi rischiato di non prenderti! Scherzavo, non è vero? No, mi lancio da solo, grazie! Ma non finisce qui! Dai, facciamola finita in fretta, Max! Ho un'audizione che... Wow! Sei stato sconfitto da una porta! Devo smetterla di impegnarmi con te! La mia testa sta per essere staccata! Liberami! Va bene, d'accordo, ti salvo la vita ancora! Non sono io quello che devi salvare stavolta. E da cosa dovrei difendermi, fratellino? Ma solo dall'unica calamita che attrae l'oro, sorellina. Da wow! Max, qual è il tuo piano? Eliminare questa città, è ovvio. Te l'avevo detto che non era finita. Su, coraggio. È ora di dare il via all'operazione Sconfiggi quell'idiota. Posso fondere i cavi della calamita? Fatto. Ora l'unico problema è che si inverta la polarità. Ti ordino di fermarti. Troppo tardi. L'acido nitrico starà già sciogliendo le tubature. Certo, beato te che ci credi. Questo non è acido nitrico, è acido citrico. È semplice succo d'arancia. Cosa? Colosso, com'è possibile? Prova tu a fare acquisti online con le zampe. Evviva! Aranciata gratis per tutti. Sei il nuovo supereroe di Iddenville, Capitan Imbranato. Io voglio distruggere questa città, non fornirle una bevanda vitaminica. Devo fermare il succo. Ah, ho trovato il modo. Max, guarda che se non ripristini l'impianto tutti i tubi esploderanno. Ma come sei drammatica, Phoebe. Là c'è un'altra perdita. La mia tecnica è perfetta. Avrei vinto l'audizione se non fosse stato per te. Adesso smettila. Non è stata colpa mia, ma tua. Oh, davvero? Questa è bella. Volevi distruggere Iddenville con il tuo succo. Per colpa della tua stupida sfida e perché ti vantavi sempre di avermi salvato la vita. Da quando te la prendi se ti punzecchio? Da quando sei diventata la più brava. Io ho l'autostima sotto i piedi e tu riesci a tirarmi fuori dai guai, a salvare la città e a mettere in quel modo le gambe. Ma come fai? Non sono così brava come pensi. Riesco a sventare un crimine, ma non a impedirti di commetterlo. E non dovrei continuare a vantarmi di aver salvato vite come ho salvato la tua. Ancora? Scusa. Giuro che era l'ultima volta. Ah,
Attenzione, l'impianto cederà fra 10 secondi. Prepararsi all'esplosione. Ci deve essere il modo di spegnerlo prima che scoppi tutto. Dobbiamo ruotare quell'affare. Max, io non ho mani libere, fallo tu. Sei pigra. Salva la città. Impianto ripristinato.